Con le fasi finali si è conclusa la prima edizione di Ottaviano Beach Cup. Il torneo si è svolto allo Jimmy's Club a Ottaviano. Nella giornata finale sono andati in scena le semifinali con le finali. Partiamo dalla prima semifinale che ha visto contrapposti Top 5 contro Yoghina Team con la vittoria del Top 5 per 2-7-0. Seconda semifinale entusiasmante tra la Palestra Romano e Umidità. Nel primo set Umidità parte forte e grazie anche agli errori della Palestra Romano riesce a portarsi avanti. Il set viene deciso ai vantaggi grazie a questa magia che consegna il primo parziale a Umidità. Nel secondo set salgono in cattedra i tre Salvatore che grazie a tocchi di fine e qualche errore avversario portano la partita al tiebreak. Nel tiebreak l'esperienza e la solidità della Palestra Romano è decisiva. Il punto viene siglato da Scudiri che porta la sua squadra in finale. Prima della finale per sancire il vincitore, finalina per il terzo e quarto posto tra Umidità e Yoghina Team, con la netta superiorità di Umidità a farla da padrone. Per Umidità arriva il terzo posto. La finale invece parte con errore al servizio da parte di tutte e due le squadre. Nel turno di Salvatore Romano la partita si spacca e la Palestra Romano vola nel punteggio. Sul set point una palla lunga di Salvatore Russo chiude il primo parziale. Nel secondo set ti aspetti la reazione della top 5, ma ancora Romano domina sotto rete. Una palla fuori decreta la fine del match e la vittoria dell'Ottaviano Beach Cup per la Palestra Romano. Al termine le interviste con la premiazione. Al primo Ottaviano Beach Cup siamo con la squadra che ha trionfato, la Palestra Romano si è aggiudicata questo torneo. Siamo al termine di questa partita, siamo con uno dei tre Salvatore, con Luigi. Allora, avete trionfato dopo una partita sudata? Una partita sudata, specialmente la prima, la semifinale e anche la finale, è stata dura. Salvatore, una... Infatti la stessa cosa, la partita precedente erano dei ragazzi imprevedibili, a parte eravamo un pochino freddi, però quando ci sono le partite secche, difficili, noi non ci abbiamo quasi mai. Avete sbagliato in questa finale, Salvatore, Palestra Romano, questo anche una soddisfazione, dai. Il fatto che siamo molto amalgamati, una squadra questa che ha fatto vari tornei è da dire, quindi molto amalgamati, quindi l'amalgama porta a vittoria. Ma i segreti c'è l'allenamento in palestra? In palestra ovviamente non si direbbe, però c'è anche l'allenamento in palestra. E siamo con la top 5 che ha perso la finale del primo torneo Ottaviano Beach Cup. Emanuele, è stata una finale un po' squilibrata, forse sente la fatica della prima semifinale? Sì, indubbiamente non siamo entrati proprio in partita, potevamo metterli più in difficoltà, ci è mancato pure un nostro elemento fondamentale perché ha avuto la febbre e quindi non è venuto, però è stata una bella manifestazione, alla fine è divertimento. Ritornare a giocare dopo anni di inattività comunque è sempre una cosa bella per i giovani che ti guardano, per il movimento che si sta creando, e spero che per l'anno prossimo la manifestazione sia ancora più bella di quella di quest'anno, che complimenti anche a Peppe e a Ciro che comunque hanno fatto grossi sacrifici in una settimana per organizzare questo torneo. E insomma è riuscito benissimo, il pubblico ci segue e spero l'anno prossimo sarà ancora più bello. Si parlava di giovani, Ivana, giocare con due elementi di calibro come Andrea e Emanuele? È stata una bella esperienza, anche perché è stata la mia prima esperienza per il beach volley e comunque giocare con, diciamo per me, due grandi è stata una bella esperienza, anche perché ho imparato tanto. Andrea, la semifinale è stata una semifinale importante per andare poi in finale, anche se poi la finale è andata come è andata. È andata malissimo, Luigi, poteva andare molto meglio, però come ha detto Manu prima ci mancava un elemento che poteva ricoprire più ruoli e per noi poteva essere fondamentale. Contro i ragazzi, che sono tre ragazzi esperti che più o meno ricoprono tutti i ruoli, non era facile. Forse giocare con una semifinale così facile forse vi ha un po' tolto di tensione. Non è che ci ha tolto di tensione, è stato il fatto di aver giocato due partite consecutive, cioè lo stop tra una e l'altra, mezz'oretta, un'oretta a aspettare, ti sei raffreddato, quindi già noi eravamo già in carburazione con la prima partita, la seconda ci ha un poco tagliato le gambe, quello stop di un'ora. Va bene, complimenti comunque.